Allora, siamo qua con Francesco Di Bitonto, proprietario di DB Tennis e Padel a Settimo Torinese, e il titolare del negozio, è un nostro nuovo promotore Snauer ed è anche un giocatore di discreto livello, di terza categoria, che ha avuto la fortuna per primo in Piemonte a testare la nuova I10 Snauer. Franci, dici un po' cosa ne pensi di questo telaio? Beppe, guarda, devo dirti veramente, oltre ad aver avuto l'onore di conoscerti e di conoscere una persona che rappresenta questo marchio, ho avuto l'onore e il piacere di provare questa racchetta che mi ha veramente entusiasmato. Delle sensazioni di controllo e di facilità di sviluppare effetti veramente incredibili. Sono rimasto sbalordito, era veramente tantissimo che non provavo un telaio così. Credo che ognuno di noi che gioca a tennis dovrebbe almeno provare e sentire le sensazioni che si provano con questa racchetta, che sono veramente uniche. Senti Francesco, ma a livello di consistenza della racchetta, l'hai sentita solida nelle sue parti, testa, cuore? Allora, la racchetta è un piatto 98, 16x19. Devo ammettere che una cosa che mi ha lasciato veramente stranito è il fatto che più cerchi di imprimere potenza e più le cose sembra che non vadano, mentre se tu giochi sciolto, impattando la palla e compiendo quei movimenti in maniera sciolta e disinvolta che possono sembrare cose scontate, in realtà la palla esce con una velocità e con una generazione di spin veramente incredibile. Solida da fondo campo, soprattutto in quei colpi come ad esempio il back, che non sono proprio nelle mie corde, diciamo, sono riuscito a sviluppare delle palle fastidiose con ogni colpo, direi. Bene, quindi Sono Francesco, veramente sei sì, soddisfatto. sono soddisfatto. E non vedo l'ora di averlo perché credo proprio che giocherò i tornei di quest'anno con questo telaio. Bene, grazie Francesco, a presto, Grazie ciao. a voi, grazie Beppe, grazie Snauer.